Se vi dicessi un pianoforte all'interno di un ospedale, eh sì, anche questo è possibile. Quello che avverrà, pensate, domani, quindi ormai mancano pochissime ore a questo evento importantissimo, alle ore 15, ma non aggiungo altro perché vi presento il mio super, e veramente lo è, super salotto. Allora davvero grazie al dottor Massimo Fancinelli, direttore del distretto sanitario di Mirandola, grazie per essere qui. Prego, un piacere. E grazie a Paola Occhi, soprano, nonché presidente dell'Associazione Nazionale Cantanti Lirici. Grazie a voi per averci invitato. Allora, io ho iniziato subito con la notizia di quelle forti, un pianoforte che entrerà all'interno dell'ospedale appunto di Mirandola. Anche questo è possibile? Anche questo è possibile. Intanto buongiorno a tutti naturalmente. Anche questo è possibile ed è una, diciamo, un'iniziativa che trova il suo senso in una strettissima collaborazione tra la grande umanità di Paola Occhi e la collaborazione, dicevo, dell'azienda USL di Modena, che ha consentito di realizzare questo, che è un progetto che apparentemente sembrerebbe semplicissimo, ma altrettanto non lo è, ovviamente. È un'iniziativa comunque fantastica, perché portare un pianoforte dentro un luogo di cura non è ovviamente una iniziativa che la possiamo leggere o sentire tutti i giorni, ma diciamo rientra nell'ambito di quelle che ultimamente sono nuovi sistemi di collaborazione, nuovi sistemi di integrazione tra il pubblico e il privato, che consente di portare dei valori aggiunti agli utenti. Pensiamo solo ai nuovi esperimenti che ci sono con i pianoforti inseriti nelle stazioni ferroviarie, nelle grandi stazioni, negli aeroporti e già anche in qualche ospedale abbastanza frequente all'estero, un po' meno in Italia. Comunque domani inaugureremo questo pianoforte. Sì, un momento importantissimo, perché insomma poi sappiamo anche della forza, no? Dell'importanza della musica, quella in senso lato, ma mi verrebbe da dire nello specifico ancora di più in luoghi di cura, e quindi insomma può essere quasi un elemento, io lo chiedo a lei appunto che è medico, può essere anche un elemento positivo, in qualche modo regala qualcosa di buono sia ai pazienti, ma mi viene da dire anche a chi comunque magari assiste i pazienti, quindi magari anche i familiari. È verissimo. Oltretutto questo pianoforte è a disposizione di chiunque, e questo è sicuramente un ulteriore... Ah, quindi uno può entrare e suonare? Assolutamente. È ubicato, sistemato in una zona di passaggio all'interno del padiglione Scarlini, che è il padiglione di smistamento di diversi reparti dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, e quindi chiunque passi e ne abbia voglia può mettersi a suonare. Naturalmente abbiamo fasce orarie per rispettare, sì, ovviamente il luogo di cura, ma la cosa bellissima è che chiunque può fare questo, chiunque può trasmettere un qualcosa che ha dentro, e trasmette questo a chi è dentro l'ospedale perché deve curarsi, trasmette forza a chi magari assiste, chi si sta curando, dà forza al personale, dà forza ai medici, dà forza al paziente che in quel momento sta soffrendo sicuramente. E poi la musica è talmente polimorfa, per cui può trasmettere tantissime emozioni che rivestono un carattere particolare in ciascuno di noi, per cui ciò che per me può ricordare una cosa bellissima ad un'altra persona può ricordare un momento magari meno felice della vita, però fa ricordare e fa pensare che siamo vivi, stiamo pensando, e fa pensare che possiamo essere di aiuto agli altri, e fa pensare che anche in un luogo di cura gli altri che possono ascoltare possono trasmetterci qualcosa. È bellissimo, Mari, quello che ha detto, e veramente, insomma, direttore, complimenti per questo progetto bello, per questo progetto che domani appunto si realizza, che appunto, come diceva molto bene lei, è già abbastanza presente e diffuso all'estero, in Italia forse meno. Comincia, sì, comincia. Sì. E siamo all'avanguardia, ancora bello. Una volta. E questo mi fa particolarmente onore. E Paola sì. Occhi, soprano, veramente ha raggiunto grandissimi livelli, fra l'altro grandissimi insomma, titoli, possiamo dire, anche per quanto riguarda il pubblico e la critica, ma non solo, perché appunto aveva un obiettivo, insomma, quello anche di seguire quelli che sono i cantanti lirici. Non a caso appunto è diventata appunto presidente dell'Associazione Nazionale Cantanti Lirici, sì. Quindi anche l'importanza di questo. Ma diciamo l'aspetto importante, perché questo pianoforte che arriverà domani alle ore 15, e non sarà l'unico evento, cioè quindi c'è il pianoforte che arriva, ma anticipo già, ci sarà anche un concerto, sì, tenuto proprio da lei. Certo. Ecco, però questo pianoforte arriva grazie proprio alla vostra donazione. Sì, arriva tramite me e la Nazionale Cantanti Lirici e la Nazionale Direttori d'Orchestra, che io rappresento, ma arriva perché io sono una malata oncologica ancora, cioè non sono guarita, e sono stata ricoverata 40 giorni all'ospedale per problemi di cure, ho fatto la chemio, ho finito a novembre,
Posso dire che però è informissima, eh? Proprio anche da vedere. Grazie, complimenti. Beh, questa è la positività della musica. Questa è la positività della musica e quello che il mio obiettivo era quello di ritornare a cantare. E domani ricomincio. Ecco, domani ricomincio. Sì, domani ricomincio. E ci sarà anche un coro. Che sì, comunque . Lei dirà dopo, perché ho il piacere che lo presenti lei. E niente, io sono stata ricoverata e ho pensato con il dottor Artioli, mentre andavamo a Milano per un consulto, ho detto: ma perché non mettere un pianoforte a Mirandola? E lui ha detto: chiediamo alla direzione sanitaria, ma sicuramente vedrai che non ti diranno di no, perché essendo una cosa innovativa, essendo un progetto bellissimo, perché la musica è musica terapia, io ho fatto tanto che ero all'ospedale, ho ricamato un quadro ed è in pneumologia appeso, che è scritto La musica è vita. Ed è bellissimo. Quindi questa idea le è venuta mentre lei era ricoverata, insomma. Sì, assolutamente sì. Capire che poteva volerci un po' poi di musica. Poi io la mattina cantavo, in reparto si cantava. Vabbè, un soprano, avere un soprano in infatti, camera. Quando si facevano un po' di acuti c'era la gente che era un po'... però bello perché è stata una roba, poi una dolcezza, una carineria queste assistenti infermieri. Io non lo dico perché devo dirlo, io proprio mi sono trovata bene, non volevo andare a casa, cioè proprio stavo bene, mi sentivo bene, certo. E sto bene. Questo è un messaggio che a me piace molto, che lei appunto possa mandare. Questo, sì, perché io sono sempre per gli aspetti sorridenti, allegri positiva, della vita. Perché cancro non vuol dire essere malati, terminali. Cioè, cancro vuol dire che ti devi curare. Un periodo della vita con questa... Sì, può essere un'influenza, ma non è perché io devo sminuire la parola cancro, anzi, devi curarti, questo è importante. E c'è la possibilità, perché io sono qua. Ci sono delle cure. Cioè, io sono ancora malata perché mi sto curando, cioè non è che... però sono positiva. Dottor e domani... È fantastica, una paziente... Trasmette emozione, trasmette grazie. Sicurezza, trasmette quello che forse a noi era sfuggito, trasmette... una cosa bellissima, dice: mentre ero ricoverata avevo bisogno di cantare, avevo bisogno di sentire musica. Sì. Ha realizzato questo progetto, ci ha messo anima e core, devo dire la verità. È la burocrazia, diciamo, dottore. Non è la burocrazia, diciamo che l'organizzazione non è così semplice, però voglio dire, ci siamo riusciti, ce l'avete fatta. Grazie all'aiuto di tutti, ovviamente, tutti quanti. Assolutamente, sì. Ecco. Ancora per dire che una volta il piccolo di tutti fa il molto, cioè assolutamente è vincente. Ed è vincente, perché io devo ringraziare tutti i responsabili di Modena, della direzione, lei, la dottoressa Panico, cioè tutti, la dottoressa Rosa Costantino, il dottor Nicchiarico, cioè tutte persone che comunque hanno e ci credono a questo progetto. Ecco, fra l'altro dottori, medici che appunto credevano in questo progetto. Sì, assolutamente molto bello. Tra l'altro so che hanno partecipato appunto anche alla realizzazione, se non sbaglio, anche però dei commercianti, artigiani e di Mirandola. Infatti quando la mia assistente è andata a chiedere un piccolo contributo, nessuno ha detto no, perché cioè, chiedere... ma pochissimo per poter realizzare questo sogno, cioè è stato bellissimo, poi ci credono. Ma Mirandola lo sanno che domani sta per succedere questo? Sì. Dobbiamo dire che non abbiamo pubblicizzato eccessivamente l'evento, perché ovviamente siamo in un ambiente che non consente la ricezione di migliaia di persone. Anche avevano per, paura non, di una... Per interferire però adesso con, lei lo sa che ci vedranno. Per non interferire con la qualità delle cure, ovviamente, ma... Chiaramente chiunque venga è benvenuto, in ogni caso ci stringeremo un pochino. Sì, no, siamo in televisione, dunque non potete, cioè, oltre questo... Ah certo, quindi da adesso dunque da adesso non è ufficiale. Ma la cosa che vogliamo dire, e ci tengo in modo particolare, quel pianoforte rimane lì, Ecco, esatto, non è momentaneo. Rimane lì, quindi... Sì. Postdomani, domenica, lunedì, nei prossime settimane, nei prossimi mesi, chiunque passa e ha voglia di... suonarlo un po' o cantare, lo può fare. E poi noi organizzeremo sempre, grazie all'aiuto di Paola Occhi, una serie di ulteriori eventi, perché come sappiamo, oltre a Paola Occhi che si esibirà nel suo repertorio, abbiamo anche un qualcosina in più dopo, che lo diciamo quando... giustamente, lo diciamo subito. Allora, domani ore 15, appuntamentone proprio, arriva il pianoforte, si esibirà il soprano appunto Paola Occhi, accompagnata al pianoforte da... sbaglierò, Eijin Behin, esatto, chiedo scusa se non me ne vogliate, ma non solo, in più Gianni Guicciardi, il maestro,
e il coro Come bello cantare, fatto composto da persone con disabilità e a livello appunto fonetico, dico bene, e articolatorie anche, però non solo, deficit comunicativi, grazie, diciamo coordinati, quindi seguiti dalla logopedista Sara Roncati. Sì. Questo era giusto appunto da ricordare, sì, perché insomma anche questo, certo, è un messaggio bello, insomma, sì, tutti possono cantare, infatti proprio si chiama, mi piace, Come bello cantare, e anche la forza del canto, sì, della musica, sì, che porta allegria, infatti, che non ha barriere, non, no, ha, non mette ponti, no, non crea ponti. Infatti penso che sia una cosa a livello nostro, che è il mio sogno, poter portare un pianoforte in un ospedale, perché comunque girando il mondo magari l'ho visto anche in alcuni, in ospedali no, sinceramente no, però so che c'è, ma come diceva il dottore, nelle stazioni così, ed è bello sentire quando senti la melodia arrivare tutti fermi, cioè anche se non sei un pianista, non sei un musicista, cioè, ti fa piacere, certo, secondo me fa piacere, dunque penso che sia una cosa positiva. Quindi una bellissima idea, mi ha incuriosito anche il fatto, insomma, in qualche modo che sia nata in un momento insomma, di degenza, un, sì, momento che magari insomma non è stato proprio il più semplice, insomma, no, della sua vita, posso immaginare, però lei ha iniziato a pensare se ci fosse, sì, un pianoforte. Sì. Beh, se ci fosse stato quando ero ricoverata, io ero sempre giù. Non, dicevo ai medici, venite giù che sono lì. Cioè, mi trovate giù, sì, dal pianoforte. Sì, 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 ma anche perché c'è un ascensore, io sarei stata lì. Però insomma, vabbè, meglio così che c'è, spero di non tornarci come paziente, certo, però io mi sono trovata benissimo. No, lei ci torna, cioè, come devo... soprano, l'abbiamo io già ci torno detto, come eh? Soprano e vado a trovare anche le infermieri, i medici, perché io quando arrivo, cioè è veramente una famiglia, veramente è quello. Eh beh, immagino. Dottore, mi sembra ci siano tutti gli ingredienti davvero per poter dire che avete realizzato qualcosa di molto bello, di molto grande. È una grossa soddisfazione dire che siamo arrivati finalmente al traguardo, che poi è un traguardo volante, diciamolo, è, sì, un traguardo volante, non è che siamo arrivati lì, finisce la storia, anzi, immagino, è l'inizio. Ci spenderemo ancora per, certo, creare quegli eventi, eventuali momenti di cui ciascuno di noi ha bisogno, perché a me piace ricordare questa immagine, se volete, un po' idilliaca o mistica, ma chiunque di noi quando entra ad esempio dentro una cattedrale, al di là che possa essere credente o non credente, sì, che possa essere un semplice visitatore per motivi architettonici, storici, quello che vogliamo, ma il sentire il suono che si spande nell'etere prende, avvolge, dà forza poi, a chiunque. Poi da un ex musicista. Questo è un segreto. Io non lo volevo dire, eh. Ho detto e lo so perché me l'avete detto dietro le quinte. Io ho avuto il consenso che potevo dirlo. Quindi medico, direttore ed ex musicista. Sì. Fantastico. Esplosivo. Fantastico. È il mio modello di medico. La ringrazio. Veramente. Pone troppa fiducia. No, veramente. Io lo dico perché allora ho avuto il piacere di conoscere i miei ospiti, purtroppo succede qualche minuto prima soltanto, mi piacerebbe conoscerli per più tempo, però insomma prima di appunto di questa diretta, quindi pochi minuti fa, però mi hanno trasmesso un'energia, una carica che non sempre, grazie, avviene. Ma lei quando è scarica può venirci a trovare. E volentieri, io sono stonata, ve l'ho detto, però verrò. Nessuno è stonato. Ammirante. Nessuno è stonato. Non ha sentito me. No, nessuno è stonato. Bisogna, vabbè, solo imparare a studiare. Abbiamo gli strumenti per renderla intonata. Ah, ecco. Sicuramente. Questo potrebbe essere sembra un gioco puntata di parole. Abbiamo gli strumenti. Esatto, bello. Vedremo allora, proveremo a fare. No, ecco, quindi ricordiamo. Allora, tra l'altro, una curiosità, il pianoforte sarà collocato nell'atrio, dico, sì, bene, ovviamente. Sì, esattamente. Sì. Nell'atrio del padiglione, dico bene, Scarlini, perfetto, ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Certo. Lo dico perché, certo, secondo me, sì, già, sì, sì, a casa si stanno incuriosendo, sì, quindi, sì, non solo appunto chi abita Mirandola o zone limitrofe, ma anche in generale, insomma. Grazie a voi che ci avete dato la possibilità di poter dire questo, perché per noi penso che sia una cosa splendida che comunque tutti sappiano che comunque abbiamo un pianoforte. Bellissimo. Lei lo sa che domani medici, avrete il pieno, eccezionale. Il pienone, da domani in avanti. A noi preme comunque sottolineare soprattutto che è un valore aggiunto all'ospedale, un qualcosa, sì, in più, sì, che diamo e che crediamo la collettività possa apprezzare, sappia apprezzare.
nell'ottica di poter trasmettere, dicevo, dei messaggi positivi sia agli ospiti che agli operatori della nostra struttura, certo. Questo sicuramente. Grazie davvero per quello che ci avete portato, raccontato, per quello che farete appunto a partire da domani, ma che state già facendo, lo so, e grazie anche a tutti appunto i suoi colleghi medici, lo voglio dire, insomma, che davvero hanno creduto in questo, perché grazie, insomma, non è così scontato, di cuore. Davvero a tutti i medici, oltre al lavoro che fanno attraverso le cure importantissime, come appunto lei ha detto, e aver anche appunto accolto questa musica all'interno dell'ospedale. Grazie davvero. Grazie di cuore.